Cari amiche e amici che ci seguite da casa, con il vostro Marco Pareti per About Umbria. Siamo in rete quest'oggi dal Trasimeno per messaggi in rete, aziende e territorio con Monica Migliorati. Ciao Monica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, Monica, ovviamente in questo periodo particolare ha una residenza di privilegio, sei proprio abiti sulle sponde del lago con la tua attività e in questo momento noi stiamo facendo delle interviste riguardano le aziende, ma Monica Migliorati è co-titolare insieme alle sorelle Barbara e Simona del campeggio Punta Navaccia di Tuoro sul Trasimeno, un campeggio veramente di riferimento non solo del Trasimeno ma anche dell'Umbria, è conosciuto molto anche all'estero, infatti i suoi ospiti vanno sia locali sia di altre regioni, ma anche accoglie un bacino d'utenza internazionale ed europea in particolare. Ora sappiamo che stiamo vivendo, ma oltre Monica, oltre questo, è anche vicepresidente del FAITA, cioè della Federazione Italiana Complessi Ricettivi e Turistici all'aria aperta. Questi campeggi, appunto, e villaggi turistici che fanno parte di questa federazione, è legata come FAITA anche al Consiglio regionale della Confcommercio, dove sei all'interno di questo Consiglio regionale come esperta del turismo e fai parte anche del membro dell'ITER dell'Università dei Sapori come attività. Quindi sei a tutto tondo presente in molte attività appunto della nostra regione e non solo. Quindi Monica, io ti volevo domandare, al di là della tua esperienza diretta come azienda, anche su quello che rappresenti all'interno delle associazioni o comunque dei consigli a cui tu partecipi, in questo momento di coronavirus ovviamente è stata soprattutto un'emergenza sanitaria. L'emergenza sanitaria che ci ha fatto sì che dobbiamo stare a casa, ricordiamo fin quando la legge non ce lo permette di fare delle attività, dobbiamo restare a casa e fare quello che la legge ci permette, ma questo porta delle implicazioni, specialmente per le aziende, le implicazioni di natura economica e finanziaria. Di fronte a questa cosa, la tua azienda, e in particolare anche parlando come rappresentante delle associazioni che ne fai parte, come l'avete gestita? O la state gestendo? Allora, io penso di scindere, ci sono due livelli di approccio a questa emergenza sanitaria, ovviamente, economica e sociale. Dal punto di vista locale, territoriale, le attività ora sospese da DPCM del 10 aprile possono presentare in prefettura una domanda in base all'articolo 2,12 per la manutenzione ordinaria, perché voi sapete benissimo che le strutture ricettive all'aria aperta o qualsiasi altra struttura non è un cancello che lo apri e ritorna tutto funzionante. Abbiamo l'obbligo della manutenzione delle aree verdi, della pulizia dei locali, per cui mandando una PEC allegando la propria carta d'identità in base al DPCM del 10 aprile possiamo chiedere la riapertura perché siamo attività sospese. Poi, tanto bene, questa mattina alle 10, però è saltata, avremmo avuto una riunione, una call con la Gabiti, con la giunta regionale per quanto riguarda l'apertura delle nostre attività turistiche a livello regionale e a livello nazionale. È saltata perché prima si doveva confrontare con Franceschini. Allora, i livelli sono comunque due. Il primo livello, quello che può fare l'attività, io parlo del lago, parlo dell'Umbria, è poter aprire in relazione alla manutenzione del lago. Vogliamo dire chi è Franceschini? Franceschini, allora, qui c'è un problema. Franceschini è ministro italiano della cultura. Il problema che noi sentiamo sulle spalle è che le attività produttive, per cui il turismo, le attività turistiche, sono sotto a questo Ministero delle Attività Culturali.
Noi abbiamo chiesto in passato più volte che il Dipartimento del Turismo sia un dipartimento staccato da quelle che sono le direttive in tema di cultura, perché un conto è l'attività culturale, un conto è l'attività produttiva, perché è impresa. Anche se in questo momento fare impresa, scusate il termine, è un'impresa, le attività produttive hanno comunque delle visioni, hanno degli obiettivi completamente diversi, per cui l'auspicio, ma tanto è un auspicio che non abbiamo visto la luce in questi ultimi anni, è di staccare assolutamente quello che è l'attività turistica e avere un nostro ministero che fu abrogato in passato, adesso non lo sto a sottolineare, però è bene che comunque in vista di questa emergenza economica e sociale e in vista di un auspicato fondo per il turismo che noi abbiamo chiesto come attività produttive, perché la sospensione è temporanea, ma noi sappiamo benissimo che avrà una lunga coda, che non sarà solo per il 2020, sarà per il 2021 e il 2022. Abbiamo chiesto, scendendo e calandoci nella realtà regionale, una forma di unità di crisi, non mi piace questo termine, una cabina di regia divisa per comparti produttivi. Il turismo e l'agricoltura possono comunque stare insieme, perché voi sapete benissimo che il turismo è fortemente trasversale, per poter gestire e iniziare la riapertura e il posizionamento della nostra regione, che comunque è felice, non solo per i casi di coronavirus o decessi, adesso non sto a dire i numeri, ma perché comunque abbiamo dei driver nella nostra regione che sono fortemente richiesti ora dalla popolazione italiana in modo particolare, perché dobbiamo contare solo in un mercato interno, più che estero. Grazie alla von der Leyen, ha invitato a non varcare i confini europei, ogni volta che parla fa dei danni incommensurabili. E comunque noi abbiamo come Regione Umbria tutte le caratteristiche per un turismo, io non lo chiamerei slow come ha detto la Tesei, un turismo comunque che rispecchia il valore di ambiente, di non caos delle zone balneari. Per cui abbiamo tutte le caratteristiche per poter accogliere in questo periodo estivo una forma di turismo che sappiamo benissimo avrà delle connotazioni completamente diverse. Assolutamente, anche perché Barbara, da questo punto di vista i campeggi o villaggi turistici possono fare attività all'aperto, quindi è più facile mantenere le distanze piuttosto avere delle attività sempre in linea con le indicazioni che in questo momento abbiamo sentito o sono state preannunciate come distanze tra le persone, tra ombrelloni, piuttosto che distanze e gli spazi da rispettare. Quindi il campeggio da questo punto di vista o i villaggi turistici hanno il loro perché. Sì, noi rivendichiamo un ruolo attivo nel piano di comunicazione anche con le amministrazioni comunali, alcuni comuni umbri, perché dobbiamo sapere che ci ascoltano anche degli operatori economici che giustamente dicono: se io dovessi riaprire, ovviamente i tributi, il comune di appartenenza, come si comporta? Noi abbiamo una garanzia che i comuni, garanzia, ma poi bisogna vedere in pratica. Auspichiamo che i comuni di appartenenza, dove sono le strutture ricettive, per quest'anno sospendano l'IMU e la Tari, perché non possiamo sostenere dei costi importanti, perché la nostra apertura non è, e qui lo dico in parole molto spicciole, non è perché auspichiamo dei guadagni, ma diamo una continuità dal punto di vista commerciale al mercato europeo, nel senso questi italiani e stranieri comunque sono affezionati al nostro territorio, per cui l'apertura è un segnale di sopravvivenza, non di competitività, perché ovviamente gli investimenti sono saltati quest'anno. Auspichiamo che le amministrazioni comunali prendano come Todi, come altri comuni umbri, sospendano per quest'anno Tari, IMU e anche le concessioni demaniali e lacuali, perché non possiamo pensare di poter aprire le porte. La nostra è una forma di accoglienza, di benvenuto, per cui l'obiettivo economico ora noi lo abbiamo assolutamente superato, perché siamo consapevoli e realisti che quest'anno è un anno di transito in
attesa del 2021, che mi auspico che tutti gli operatori mantengano le stesse tariffe, perché c'è un problema anche di tariffazione. Quello che però mi preoccupa, questo non l'ha detto nessuno, però io lo dico, che in relazione al mancato incasso dell'imposta di soggiorno, che voi sapete l'imposta di soggiorno obbligatoria per l'Italia, io immagino Rimini, Roma, Firenze, che questo introito economico serviva per l'illuminazione, la manutenzione delle aree verdi, degli eventi culturali, viene meno questo introito. E questo è un punto interrogativo importante, perché mancando l'imposta di soggiorno, mancando gli introiti, la manutenzione del verde, l'amministrazione come le faranno? Hanno delle possibilità, ora non entro dentro i bilanci comunali, però li conosciamo, insomma, possono comunque sospendere queste, come ha fatto alcuni comuni umbri, tanto poi le riviste, Certo, insomma, siamo. ecco, ci sono poi il discorso dell'attività turistica fatta appunto sul luogo, ma che ovviamente ci sono delle cose a corollario e sono attrattive come le visite in città, alcuni eventi, alcune sagre, alcune attività, manifestazioni sportive che gli ospiti possono ovviamente fare o non fare. Da questo punto di vista, ci sono delle iniziative o dei pensieri come diciamo, integrare, oltre che l'ospitalità, piuttosto che la recettività, anche le attività collaterali sportive, turistiche, di passeggiato, di eventi? Domanda importantissima, infatti mi è sfuggito. Allora, noi stiamo lavorando come Federazione Nazionale ad una linea guida. Perché? Perché l'apertura, tutti sperano comunque nel mese di maggio di poter aprire i propri cancelli. Però noi sappiamo benissimo che, oltre che per la sicurezza dei lavoratori, perché poi sappiamo benissimo la Certo. distanza, poi per noi è molto semplice perché non avendo la catena di montaggio, la distanza in queste aree vaste ovviamente è possibile con guanti, con tutta l'igienizzazione, i locali, eccetera. Noi stiamo lavorando a delle linee guida insieme al Ministero della Sanità. Abbiamo un comitato tecnico ristretto a livello nazionale per che ci dia delle indicazioni importanti. È una cosa nuova, è una Certo. cosa nuova, poi è sorta ora da un mese questo piccolo comitato, per poi poter avere la certezza di gestire gli ospiti in un modo diverso, ma con delle regole precise a tutte le regioni. Perché il problema, credo, è che ogni regione legifera in un modo diverso, noi sappiamo, in merito all'emergenza coronavirus. Noi tenteremo, mi auguro, il nostro presidente e il suo comitato, di uniformare queste linee guida che detta per le altre regioni, per le altre associazioni, con uno standard uguale un po' per tutti. Perché se no si creano ovviamente delle differenziazioni tra regione e regione. Certo. Spiego meglio. Se il camion in Punta Navaccio, che le sorelle migliorate, non ha gli spalti, perché non deve usare gli spalti perché devono mantenere la distanza di sicurezza, la stessa cosa deve essere per il Lazio, la stessa cosa deve essere per l'Emilia Romagna. Che ci sia uniformità in queste linee guida, come è successo poi per la normativa antincendio, che poi verrà testata in ambito di Unione Sanitaria Locale, però che sia uguale comunque per tutte le Per tutti, regioni, ok. perché è importante. Assolutamente sì. E l'altra cosa, invece, Monica, è il discorso della comunicazione. Ovviamente queste sono delle attività preventive, progettuali e indicative tra richieste di quello che si deve fare per poter ospitare, per accogliere gli ospiti. Ovviamente ci sono gli ospiti che sono consueti, ricorrenti, cioè quelli che sono sempre stati sul Fidelizzati, luogo. No? certo. E quelli consolidati che vi vengono a trovare ogni volta e che ci sono. Poi ci sono anche gli ospiti nuovi che possono passare. La comunicazione per dire, per invogliare o per suggerire o per presentare la propria proposta ricettiva, che sia in Italia, piuttosto in quei paesi che saranno gradualmente possibile muoversi e venire qua per dire vado lì, cos'è che mi trovo? Cioè dargli una situazione reale per dire posso andare, quali accorgimenti ci sono? Una persona, per esempio, dell'Abruzzo piuttosto della Toscana o delle Marche o di altre regioni italiane dice ok, dove
Qual è la comunicazione che riceve per dire lì possiamo andare perché ci piace il posto, ma c'è anche l'attività ricettiva? Prima di tutto la sicurezza. Prima dobbiamo dare la massima sicurezza agli ospiti che si recano presso le strutture ricettive. Per cui il driver ora, in questo esatto momento, oggi 16 aprile, non è che si devono sentire sicuri presso le strutture ricettive, per cui far passare questo messaggio. La comunicazione è una comunicazione ovviamente che dobbiamo impostare in un modo completamente diverso, Certo. nel senso un po' di basso tono, non mi piace il termine, però un pochino più light, con degli elementi diversi, nel senso più passeggiate, più leisure, però gestito individualmente, non più a gruppo. È come il mio sogno di poter decollare un giorno il progetto di marketing territoriale nell'area del Lago Trasimeno. I canoni, le azioni diverse in relazione alla vocazione e alla destinazione del territorio. La destinazione del territorio del Lago Trasimeno ha una destinazione che ora si deve attuare su dei paradigmi diversi. Primo, per il coronavirus, sicurezza. Okay, per cui igienizzazione, dare la tranquillità che comunque è un territorio sano, è un territorio comunque controllato. Dall'altra parte va reimpostata tutta, come nel nostro caso, l'animazione. E Certo. qui in questo momento possiamo dare spazio alla creatività, che ora certo chiederlo è un po' difficile, però è in questo momento di crisi che devono uscire fuori delle idee, capisco le sofferenze, capisco le preoccupazioni di tutti, perché ovviamente si invita a stare a casa, ma stai a casa forse con poca serenità, noi imprenditori, altri sicuramente sì, noi imprenditori non siamo sereni a casa, e questa non serenità però ci deve lasciare un messaggio di poter ricreare ancora una volta un po' la nostra azienda, all'insegna non solo del virus, ma di una motivazione, no? Il turismo motivazionale un pochino più diverso, un po' diverso rispetto agli anni passati. Certo. Molto difficile, però noi ci siamo per poi dare Gli una strumenti di comunicazione. comunicazione che prevedi sono lasciati alla singola interpretazione di ogni azienda turistica di accoglimento, o pensate di fare un format in qualche modo associativo in modo che tutti si possono diciamo, addentellare a questo? Dunque, intanto i livelli di comunicazione sono due. Uno aziendale, per cui coloro che non hanno rifatto il sito, lavorare nel sito, nei social, perché il Perfetto. social è importante in questo momento, la comunicazione è fondamentale. Per cui rivedere anche tutta la posizione commerciale di ogni attività singola. Poi la federazione tutela interessi degli associati. Non fa comunicazioni insieme alle altre sigle del turismo all'interno della nostra confederazione. Abbiamo proposto alla regione un nuovo piano di comunicazione. La comunicazione deve essere regionale, Ok. locale si perde, Certo. regionale ha un impatto diverso. Io l'altro giorno con McCarry abbiamo visto su Rai 1, non so se l'hai visto anche te, che parlava della nuova comunicazione italiana. McCarry, noi sappiamo benissimo, a Perugia è stato il nostro padre della comunicazione, e ho Sì. visto l'immagine di questa bellissima ragazza, per cui ha testimoniato Assisi, ha testimoniato Lago, ha testimoniato Bevagna, tutti i territori umbri. E McCarry poi ha dato un messaggio all'opinione pubblica dicendo coraggio, andate avanti. E questa, insomma, mi sembra un'opportunità, riprendere McCarry e ristudiare una nuova comunicazione. Tanto bene, è uscito solo 4 giorni fa, l'ho visto, insomma, Sì. al TG1. Abbiamo dei testimonial importanti che comunque amano questa regione, amano l'autenticità di questa regione, per cui iniziare a colloquiare sotto dei livelli diversi, non tanto comunicazione tanto per investire in antenne come abbiamo fatto negli anni passati, l'antenna olandese, l'antenna tedesca, Certo. ma delle antenne con uno sforzo in più da parte di noi operatori, rivedere anche il posizionamento secondo dei driver che ho detto prima, che i driver sono comunque diversi. Assolutamente.
Ok, Monica, allora da questo punto di vista, quali sono alcuni già lei detti, ma cosa vi aspettate in futuro un aiuto concreto dalle istituzioni o comunque da chi ne ha voce? Allora, io ho già detto tributi locali, ho già Sì, parlato dei tributi locali che sono sì. comunque fondamentali. Poi a livello, vabbè, poi vabbè, la cassa integrazione lavoratori è già tutta partita, sono stati inclusi anche gli stagionali, per quanto riguarda l'aspetto del lavoro è già stato gestito. Noi chiediamo un fondo per il turismo, un fondo che Franceschini istituisca con la sottosegretaria, un fondo per le attività del turismo, perché il turismo è stato un po' accostato in questi 25.000 decreti che sono usciti. Tra l'altro, l'ultimo noi speravamo che ci fosse un segnale per il turismo. Insomma, si è parlato, io con tutto rispetto per te, a librerie, vestiti per bambini, noi aspettavamo il Salva Italia, non il Cura Italia, il Salva Italia, Salva Italia. E noi sappiamo benissimo, se noi, scusi, scusa Marco, se parliamo che il turismo italiano è volano, il 13% del PIL, meno male il turismo, dobbiamo iniziare a parlare in modo scientifico di questa disciplina. Non è più gli anni 60-70 che noi, grazie alla dolce vita, potevamo dopo per altri 20-30 anni vivere di turismo, per cui era un'azione spontanea che l'Italia era il bel paese. Ora abbiamo la Francia, abbiamo gli altri stati, la Spagna, che sono Certo. fortemente competitivi. Allora, se tu dici che il turismo è il volano dell'economia italiana, tu metti soldi nel turismo. Scusami la brutalità con cui mi No, no, esprimo, però certo. tu metti i soldi per questa categoria, che comunque non è che soffre ora, è dal 2008, dalla crisi, perché prima Certo. abbiamo avuto la crisi, noi in Italia ci abbiamo tanti altri paesi europei. Tu mi devi dare la possibilità comunque di poter continuare a svolgere il lavoro con la massima serietà, perché comunque il turismo ha degli effetti indiretti in tutto il in tutto le in tutta l'economia del territorio, perché qui parliamo di falegnami, Certo. idraulici, per cui tocca un moltiplicatore di reddito, ma perché l'abbiamo studiato all'università, economia del turismo, serve un approccio scientifico, un approccio diverso da come è stato fatto fino adesso, perché se pensi il turismo, quando si è sentito parlare negli ultimi anni, il turismo parli di arrivi e presenze. No, lo studio Mercury di Firenze parlava benissimo. Le presenze non sono queste perché c'è un terzo del sommerso. Gli arrivi non sono questi perché potenzialmente gli arrivi possono essere di più. Io che cosa chiedo? Un fondo, ma un approccio scientifico al turismo, perché è una disciplina economica e sociale. E sociale, non ci dimentichiamo in sociale. Io chiedo questo, un approccio, però lo chiedo, ma se ancora siamo nel 2020, non è stato istituito un dipartimento Certo. del turismo come attività produttiva, e non so se accadrà, mi auguro insomma che venga illuminato nella via di Damasco, nei prossimi mesi si capisca l'emergenza di un ministero, o almeno di un dipartimento, perché poi master plan, business plan, tutti questi piani alla fine non servono all'impresa. L'impresa deve avere certezza che domani, per poter aprire la propria azienda, possa comunque contare su una comunicazione, su un fondo a sostegno dell'azienda per proseguire la propria attività. Perché qui il dramma di tutta l'economia italiana in questo momento di coronavirus, ma in modo particolare del turismo, che ha un valore trasversale, che non lo dico io, lo dicono gli studi, lo dicono tutti, però spesso poco si riconosce. Molto corretto, molto giusto, servono dei passi concreti, le intenzioni sono buone, bellissime, i piani sono bellissimi, ma ci vogliono i passi concreti proprio di aiuto da questo punto di vista finanziario. Ora Monica, prima di salutarci, vogliamo dare un messaggio a chi ci guarda e soprattutto agli operatori del settore del turismo e anche ai turisti stessi, un messaggio positivo per questo periodo. Allora, l'Umbria è una regione straordinaria, autentica. Noi facciamo la nostra parte come operatori, come persone serie. Mi auguro che nelle prossime settimane possiamo riveder vivere le nostre aziende, che ricordiamo sono aziende familiari, sono aziende che comunque sono nate dai nostri nonni, dai nostri padri, e vorremmo continuare con serenità a poter proseguire il nostro lavoro di accoglienza. Do un messaggio comunque
positivo perché rappresentiamo l'aria aperta. L'aria aperta, comunque abbiamo aree aperte. Noi ospitiamo i nostri ospiti nelle piazzole, per cui l'emergenza sì, al front office, negli spazi comuni, useremo tutte le cautele, ma potremmo aprire la nostra azienda con la massima serenità, a patto che anche l'organizzazione pubblica faccia la sua parte, riconosca questo sforzo e sospenda per quest'anno, non si chiede tanto, quelli che sono i tributi locali, perché se no non ce la faremmo. Vi ricordo che se un'azienda sta chiusa oggi, deve faticare altri 10 anni dal punto di vista della comunicazione commerciale per vedere non nell'azienda ma nel territorio un turista. Noi ci ricordiamo, parentesi Lago Trasimeno, che quando ci fu il calo nel 2003 del livello delle acque, milioni di turisti sono andati al Lago di Bolsena. Allora non voglio fare polemica, ma nel 2003 noi abbiamo pagato caro costo questa sventura, e il lago di Bolsena sta creando nuove attività e vanta un lago interessante perché non siamo riusciti nel 2003 o gli anni a venire a gestire il problema del livello delle acque. E qui chiudo. Bene, allora con questo bel messaggio, ovviamente con una proposta a fare le azioni anche a chi ci sta ascoltando, anche dal punto di vista soprattutto istituzionale, Monica, noi ti salutiamo e ricordiamo alle persone che in questo momento non bisogna uscire, bisogna rimanere a casa perché prima rimaniamo a casa, più rimaniamo a casa e prima possiamo uscire per evitare appunto i contagi in questo momento. Quindi prima usciamo e prima possiamo andare a vedere certi posti bellissimi come il Trasimeno o magari fare una vacanza presso i campeggi, in particolare tra cui quello della Monica, Barbara e Simona del Punta Navaccia di Tuoro sul Trasimeno, ma così come tanti altri complessi ricettivi e turistici dell'area aperta. E quindi andiamo a vedere l'Umbria, un gioiello, uno scrigno attraverso i nostri borghi, attraverso le nostre località, a contatto con la natura, e stiamo all'aria aperta eventualmente per vedere questi veramente gioielli. Quindi, Monica, noi ti salutiamo e ti ringraziamo della tua disponibilità. Grazie. Buon lavoro, forza Umbria, forza il Trasimeno e forza tutti quelli che propongono attivamente il fare in questo luogo. E soprattutto aspettiamo tanti turisti perché si faranno le cose veramente in sicurezza e in tranquillità. Ciao Monica, a presto Grazie. e buon lavoro, a presto. Ciao, grazie a te. Ciao, 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 ciao. Grazie. Ciao a tutti.